Torna il piacere di condividere una birra. La presentazione dell'annual report di Assobirra, oltre a confermare un trend in aumento sia nella produzione che nell'export, pone anche domande sul futuro prossimo, ecosostenibilità e accise. EFA News ha intervistato in esclusiva il presidente di Assobirra, Alfredo Pratolongo. Il settore birrario è fra la ripresa e l'incertezza del futuro. La ripresa esiste però, anche nel 2022, questi primi mesi sono mesi anche grazie alle temperature che stanno portando degli aumenti di volumi, che quindi speriamo a questo punto, visto che nel 2021 non eravamo riusciti a recuperare ancora tutto quanto perso nel 2020, speriamo che il 2022 ci porti in avanti. L'incertezza e un po' i timori sono legati alla situazione dell'aumento dei costi delle materie prime e delle energie, che impattano moltissimo su tutta la filiera birraria, non solo sull'industria ma su tutta la parte della filiera birraria, e poi la pressione fiscale che a fine 2022 potrebbe aumentare, perché così è scritto nella legge di bilancio dell'anno scorso, e quindi la richiesta alle istituzioni è quella di proseguire un percorso di diminuzione delle accise sulla birra anche nei prossimi anni, cioè nel 2023 e nel 2024, e di stabilizzare ovviamente le riduzioni attuali che ci sono state in legge di bilancio. Penso che le accise siano anacronistiche e sbagliate. Anacronistiche perché non riflettono la situazione della filiera della birra di oggi, e sbagliate perché colpiscono la bevanda da pasto. Poi tecnicamente è una tassa regressiva, nel senso che colpisce di più le birre che costano di meno, mentre per esempio l'IVA, che è una tassa che colpisce in modo proporzionale a seconda del prezzo, mentre l'accisa no. Quindi questi sì, rendono questa tassa odiosa, antipatica, però esiste un percorso, un lavoro fatto insieme alle istituzioni, alle associazioni, esiste un percorso di decrescita. Proviamo a andare avanti su questo. Nel mondo che abbiamo oggi è realistico provare questa strada. La sostenibilità ambientale diventa un tema non solo più delle singole aziende, ma anche del comparto, e in questo senso Assobirra avrà un ruolo e ha un ruolo per gestire, accompagnare, aiutare il comparto verso una transizione ecologica. Questa cosa non era così in passato, perché le singole aziende si potevano occupare del tema. Oggi è necessario fare sistema, e Assobirra ha preso questo come incarico, come asse strategico fra gli altri assi strategici che ha messo in campo. E abbiamo introdotto anche, sempre in quest'ambito, diciamo, della sostenibilità sociale, se vogliamo, anche una serie di prodotti come comparto con una gradazione alcolica leggermente inferiore e delle birre a zero gradi, che sono un'alternativa molto importante e fanno parte di un pacchetto complessivo di sostenibilità del comparto. Il settore birrario ha una parte della propria filiera a valle che prevede addirittura il riuso, perché ha del vuoto a rendere, e non solo, ma la birra in fusto, non dimentichiamoci che oltre ad essere un contenitore molto più grande, è anche un contenitore che viene usato centinaia e centinaia di volte. Quindi diciamo che il settore birrario già di per sé parte molto bene. In più il paese Italia è un paese che ha un tasso di riciclo del vetro che è elevatissimo, molto più alto della media europea e più alto degli obiettivi che l'Europa ha posto, abbiamo tassi dell'80%. Questo non basta, ci vuole un percorso diverso che però ha anche una serie di, come dire, complessità. Fra questo, da soli non possiamo farlo, ci poniamo come punto di dialogo con le istituzioni per individuare delle soluzioni adatte. Non ci sono soluzioni semplici a temi complessi, ci sono soluzioni articolate, strutturate a temi complessi. Questo del packaging senz'altro è un tema molto complesso. Prevediamo che migliori la presenza di birre italiane all'estero, perché l'Italia e i prodotti italiani vengono riconosciuti come dei prodotti sofisticati, di qualità, che hanno un tocco particolare. Arriva ancora una volta dalla capacità nostra di creare varietà, di attenzione ai gusti, di abbinamento coi cibi. Poi all'estero viene tradotto in maniera diverse, ma comunque l'imprinting è quello. L'innovazione che viene fatta in Italia dai piccoli birrifici artigianali è eccellente. Le difficoltà per esportare sono tantissime, al netto delle frontiere che sono state chiuse per un po', dei mercati più che le frontiere. Quindi insomma, noi da questo punto di vista auspichiamo che le cose dovrebbero proseguire in senso positivo, con un saldo commerciale che va a migliorarsi.